Sei pronto, mascone? Garante cauzione. C'è un chiaro imprestamento. Jack! Allora, Jack, a che punto sei? Dove sono? Sono in Anchorage, in Alaska. Sono nelle Down, nel Wyoming, e un garofano all'occhiello. Ma si può sapere di che cazzo stai parlando? Non sto parlando con te, sto parlando con gli altri ragazzi. Quali altri ragazzi? Lascia che ti descrivi la scena. C'è un gruppo di persone da un po' di giorni che è lì. Puzzano di sudore, hanno l'alito che sta di caffè. Sono stitici a forza di non stare in bagno. Sono in un furgone che probabilmente è vicino al tuo ufficio. Lo dico a voi che vi sto vicino, i stronzi fottuti. Eddie, il tuo telefono è controllato. Chiamando da Cirillù fra 5 minuti. Arrivederci a tutti. Mi scusi, è permesso, è passato. Insomma, Jack, sei tu. Devi spedirmi $500,000 da Amarillo nel Texas. $500,000? Perché cazzo non sei in un aereo? I soldi che bastano solo per arrivare ad Amarillo. Abbiamo scaltato il pullman. Al diavolo il pullman. Si può sapere com'è finita con quel diavolo di benedetto aereo? A lui non piace volare. A lui non piace volare? Che cazzo di risposta sarebbe? Ascolta, devi essere qua in meno di 2 minuti. Se no, $500,000 dei miei soldi. Che cazzo succede laggiù? Eddie, la vuoi impiantare? Non ti preoccupare, arriveremo. Se non stai zitto, gli sparo e lo butto in questa maledetta palude. Non mi sento proprio in vena. Spedisci i miei soldi, capito? Sì, ok. Spedisci $500,000 ad Amarillo nel Texas. Amarillo, Texas. E un'altra cosa, trova Dorfler, trovalo e portalo qui. Ok, Jimmy. Cazzo. Se la birra cade sul muro, 93 bottiglie sul muro. Se la birra cade sul muro, 93 bottiglie sul muro. Pam pam pam. Parararararara pum. Nova 93 bottiglie di birra sul muro. Come mai non sei molto popolare alla polizia di Chicago? Era per il tuo carattere? Di che si trattava? Di che si trattava? Io allora lavoravo sotto copertura, facevo parte della polizia, ero insomma un agente, ecco. Dopodiché un giorno mi trovai a casa un trafficante di eroina. E questo trafficante di eroina qua mi fece delle scelte: entrare nel suo libro paga o diventare insomma uno dei suoi amici. Non entrare nel suo libro paga. È per questo che sto facendo questo lavoro. Perché in questo lavoro qua ci sono solo io. Perché non ti prendi un orologio nuovo? Te lo dirò quando ci conosciamo meglio. E che cosa aspetti a conoscermi meglio? Sta zitto. No, era solo per chiedere. Fai? No, 9 meno 10. Ah, allora alle 10 saremo alla Western Union e ti prenderò una bella bistecca o quello che vuoi. Chorizo con uova. Cosa? Chorizo con uova. Ti prenderò qualsiasi cosa. Sai, John, ti sei messo in un casino perché ti sei voluto mettere te in un casino. Non ti ho costretto io a metterti nel casino. Riesci a capirlo? Se non avessi rubato quei soldi a Jimmy Saranno non sarebbe successo niente. Secondo te qual è la paura più grande di Jimmy Serrano? Attraversare il paese con te. Essere fatto fuori dai suoi stessi simili. Lo sai che io ho delle informazioni che potrebbero mandarlo al fresco per un sacco di anni. Ah, davvero? Sì. Stavo per registrare tutti i dati sul floppy disk. In caso contrario avrei potuto partarli in cambio della mia vita. E che è successo? È successo che non sono riusciti a prendermi. Lascialo perdere allora. Non sei il tipo da fare questo. Situazioni. E tu perché non hai lasciato perdere quel trafficante di eroina? Io la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a te. Ma questa è una cosa che non mi riguarda proprio, non ti riguarda proprio, non mi riguarda proprio, non ti riguarda proprio. Tu vuoi essere vuoi farti soltanto dare i soldi da quello lì per avere giusto i soldi. Vuoi solo quei soldi sporchi. Sai, John, tu di pure quello che ti pare. Tanto io qualsiasi cosa succeda avrò sempre i miei $1,500, qualsiasi cosa tu dica. Andiamo. Thank you.
Ehi, Jim ti manda salute. Che? Vuoi chiedere la mia mano? Giù le armi! Buttate le pistole, stronzi! Tu chi cazzo sei? Chi cazzo sei tu? Sei un uomo morto. Sei un uomo morto e non hai neanche l'idea di con chi hai a che fare. Ah, davvero? Ma perché non me lo dici dentro questo microfono? Ehi, Marvin! Grazioso trucchetto, Walsh, ma non ti servirà a nulla. Davanti, dammi le chiavi della macchina. Le chiavi della macchina? Avanti, dammi le chiavi! Le chiavi della macchina? Sarà un gran bel viaggetto di coppia, Marvin. Maledizione, andiamo in macchina, avanti, tutte e due! Marvin, l'hai fatta grossa. Sai di chi erano quegli uomini? Di chi erano? Erano gli uomini di Serrano e devono ammazzare questo qui. Me? Lui? Sì, sì, proprio così. No, ma non leggi i giornali, brutta testa di cazzo? Sì che li leggo, quegli stramaledetti giornali. Lo sai che per poco ci mancava poco che per poco mi facessero fuori per questo tizio qua? Ah, davvero? Cos'è questo rumore? Ah, non lo so. Non vi sembra per caso un aereo o qualcosa del genere? No, no, non lo so, perché non mi è sembrato di vedere niente. Ah, davvero? No, davvero, sono sicuro, non ho visto proprio niente. Sul serio, guarda che se mi prendi in giro. Oh, oddio, ma che è? Scappiamo! Voi due siete i cacciatori d'Italia più balordi che abbia mai incontrato! Non sapreste consegnare neanche una bottiglia di latte! Dove sono? Non lo so, li abbiamo seminati. Ah, io sono sicuro che adesso siamo in salvo. È certo. Oh! Marvin! Come fai? Bene, bene, mi sto divertendo un sacco. Marvin, dammi una pistola. Col cazzo che te la... Vuoi darmi quella pistola, Marvin? Dagli la pistola, Marvin. Ma non fregarmi, Jack. Ma va, va. Fatta, Jack! L'hai beccato! Marvin! Che stai facendo, Jack? Ci vediamo a Los Angeles! John! John! Dove cazzo sei, John? Sto scivolando! Non hai visto? Dammi la mano! Dove stai andando? John! Prometti di lasciarmi andare?
Vaffanculo! Prometti di lasciarmi andare, vaffanculo! Stai rendendo molto difficile quello che mi sentirei il dovere di fare! Allora? Sì, prometto che ti lascerò andare! Fa attenzione! Grazie per avermi salvato! E a te per lasciarmi andare! Col cavolo che ti lascerò andare, appena siamo arrivati alla polizia di Los Angeles. Andiamo. Allora, volete darmi una mano? Allora, forza, muovetevi! Volete restare lì a grattarvi i coglioni o mi tirate fuori da questo posto di merda? È appena arrivato. Mi farà andare in bestia? Credo che la risposta sia affermativa.